Buonasera, sono molto felice di parlare ai lettori brasiliani di questo libro. È stato un libro molto sofferto e difficile da scrivere perché naturalmente andava a toccare un tabù che riguarda la cura materna. In questo libro ho cercato di dire quello che ascoltavo come analista, quello che ascoltavo come analista dai miei pazienti, dalle mie pazienti, dalle nuove generazioni di pazienti, dalle neomamme, ed era qualcosa che non avevo mai ascoltato prima. Un eccesso di preoccupazione, di cura, di simbiosi, una maternità che non diventa mai una separazione, una maternità i cui due lati, sappiamo che la maternità ha due lati, un lato è la simbiosi e l'altro lato è il distacco, la separazione. E oggi noi vediamo moltissimo la parte simbiotica, la parte dell'attaccamento, che è fondamentale, importantissimo, ma vediamo poco la seconda parte della cura materna, fondamentale altrettanto, che è quella della separazione. Questa cura materna quindi diventa problematica e il concetto che uno dei concetti che ho sviluppato in questo libro, che è il plus materno, rappresenta proprio il modo in cui la cura materna oggi fallisce. Fallisce a causa di un eccesso, di voler essere una plus madre, e in realtà in questo modo si finisce per essere una madre depotenziata, un minus materno. Cercando di essere un plus materno, la cura della madre fallisce. Un altro concetto che troviamo in questo testo è quello di famiglia claustrofilica, cioè una famiglia dove si ama stare tutti insieme, chiusi appassionatamente, fare tutto insieme, dalle vacanze al lavoro, ai giochi, alle amicizie, dove non ci sono più le differenze di generazioni, dove per esempio sentiamo dei bambini dire: una mia amica ha detto che, e ci accorgiamo immediatamente che non può essere una sua amica che ha detto quella cosa, ma sicuramente un adulto. Il bambino definisce una mia amica l'amica della madre, per esempio. Quindi non c'è più distanza tra le generazioni e questo è un grave problema. La famiglia claustrofilica è una famiglia che ama il chiuso della casa e che non distingue più le generazioni. Questa indistinzione la troviamo anche nei momenti clou della famiglia, per esempio nel momento dell'andare a dormire. Nell'andare a dormire, la camera dei genitori non è più una camera con un limite, tutto è aperto, anche le porte del bagno sono aperte, tutti si è uguali, non c'è una stanza dei genitori dove accadono cose che il bambino non capisce, ma intuisce che lì c'è qualcosa di interessante. La nostra vita è sempre meno interessante per i nostri bambini, che ci vedono dedicati totalmente a loro. Le donne spesso oggi non hanno più delle passioni fuori dalla famiglia, non dedicano più tempo alle passioni fuori dalla famiglia perché tutto il godimento è quello che arriva dal figlio. E tante coppie dopo un figlio diventano delle coppie bianche, coppie che non hanno più una relazione, coppie che non hanno più
un erotismo, coppie che fanno dormire il bambino tra di loro, o addirittura coppie in cui il padre è esiliato. L'esilio del padre è uno dei temi di queste nuove famiglie ed è un tema grave perché non è semplicemente da tutelare la figura del padre, ma è da tutelare una generatività della funzione paterna. Quindi è da tutelare ciò che la funzione paterna fa nella crescita, nella formazione, e cioè fa funzione di separazione e funzione di allenamento al mondo. Le famiglie claustrofiliche hanno un deficit di etica perché il mondo non interessa a loro, ma è quel mondo che i loro figli vivranno. Grazie. E un saluto speciale al Brasile, che è una terra che ho visitato e che ho cantato perché sono anche un'insegnante di canto e il mio primo gruppo, quando avevo 20 anni, era un gruppo formato da musicisti brasiliani e quindi ho imparato a cantare la bossa nova per prima cosa nella mia vita. E ho col Brasile un intenso legame, uno speciale ricordo, e insomma, è un pezzetto anche del mio cuore. Ciao.